L'assistente parlamentare di Marine Le Pen, Catherine Grisez, è stata iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli impieghi fittizi al Parlamento europeo, che coinvolge la candidata alle presidenziali francesi. Le accuse sarebbero truffa e abuso d'ufficio. Nell'indagine è coinvolta anche la guardia del corpo di Marine Le Pen, Thierry Léger. Secondo la leader del Front National si tratta solo di un complotto mediatico per tirarla giù dalle cime sulle quali l'hanno issata i sondaggi in vista delle elezioni di fine aprile-inizio maggio. Mercoledì Marine Le Pen ha visitato una prigione e ai giornalisti ha detto: i francesi sanno esattamente distinguere fra chi è coinvolto in veri scandali e i complotti politici a fini mediatico-elettoralistici, e questo malgrado quello che voi provate a far credere. La linea è dunque quella di gridare al complotto e pare funzionare perché Le Pen continua a cavalcare i sondaggi, ha attualmente 7 punti in più rispetto ai più diretti sfidanti.